Ci sono capolavori che rimangono tali nei secoli. Opere uniche, frutto della genialità di un uomo, della voglia di creare e di andare oltre l'esistente. È accaduto nel cinema, nell'arte, nella musica e nella storia del mobile. C'è stata e c'è una conoscenza artigianale sublime nel nostro paese, che ha permesso ad alcune opere di divenire uniche e straordinarie. L'evoluzione tecnologica crea perfezione, non necessariamente bellezza e poesia. Ritrovare i capolavori dei maestri italiani e mostrarli oggi è una scelta. Il passato guarda così al futuro. Cosmit rintraccia i fili della memoria con un nuovo progetto culturale, omaggio alla città di Milano che, come ogni anno, accompagna il Salone del Mobile. Il Cosmit è la società che organizza la fiera più importante del mondo, il Salone Internazionale del Mobile, e si è data anche un progetto culturale di grande rilevanza che negli ultimi 10-11 anni ha portato a Milano le opere dei più importanti artisti del mondo. Business e cultura. La storia degli eventi collaterali del Salone del Mobile comincia nel 1965 con una retrospettiva sul design del mobile in Italia dal 1945, all'interno di un nuovo padiglione dedicato alle aziende più attente al design. Dal 2000 le mostre di Cosmit vengono ospitate nelle sedi più prestigiose di Milano. Per stanze e segreti alla rotonda di Via Besana, importanti artisti internazionali esplorano il tema della casa e dei sentimenti che la abitano. Peter Greenaway, nel 2008, rivisita l'ultima cena di Leonardo con i linguaggi dell'arte, del cinema, della poesia e della musica attraverso la tecnologia. E per l'edizione del 2009? Quest'ultima operazione, quest'ultima mostra a Palazzo Reale presenta un percorso di mobili che parte dal 500 e arriva al 900, una sorta di operazione di confronto all'americana in cui c'è un percorso ideale fatto da questi grandi mobili classici che partono dal 500 e arrivano al tardo impero, a cui vengono contrappuntati mobili e oggetti dell'ultimo 900, degli ultimi 70 anni di grandi maestri italiani. Accade così di ritrovare negli oggetti di Ettore Sottsass o nella lampada arco dei fratelli Castiglioni le suggestioni di una torcera del 600, dove il braccio, teso a reggere la candela, allarga e sposta la superficie di luce. Si tratta di una mostra che attraversa gli stili del tardo Rinascimento con oggetti magnifici in pietre dure per arrivare al barocco e al tardo barocco, i secoli più fastosi della nostra mobilia, della nostra decorazione di interni, con mobili intarsiati in legni pregiati e mobili intagliati e dorati eseguiti da veri e propri scultori del legno come Brustolon, per esempio, per citarne uno, o poi capolavori di ebanisteria che gareggiavano con le opere francesi come quelli di Pietro Piffetti, per finire con l'impero e poi continuare con una sorta di percorso a citazioni per quanto riguarda il mobilio realizzato dal designer del Novecento. È come un viaggio nel tempo che scorre alla scoperta di capolavori, alcuni dei quali sono per la prima volta in mostra. Quello che risulta interessante della mostra è come durante alcuni secoli ci sia il prevalere di alcune tipologie piuttosto che altre. L'antico è fatto di una vita negli interni fatta di tavoli e di stipi e di credenze. Il moderno è fatto di lampade e di sedute.
ci vogliono quasi 6.000 anni per mettere quattro persone sedute su un divano e due poltrone, magari una su una chaise longue, mentre il design in 50 anni le metterà a sedere variandole continuamente di altezza, dai 30 cm ai 40 e 50, cambiandole l'inclinazione. Sicuramente ancora una volta il design italiano si mostra come incredibilmente vario. Dal punto di vista dello stile, difficilmente confinabile, data la grande quantità di progettisti e soprattutto questa ricchezza che sinceramente nessun altro design nazionale ha. Anche il pubblico potrà giocare a scoprire in questa mostra i punti di contatto fra due oggetti creati a distanza di secoli. Si tratta quindi di non fare una mostra, né una mostra d'antiquariato, né una mostra di design, ma di fare una mostra colta che ci propone una lettura nuova, cioè la lettura del nostro tempo, del Novecento, del nostro disegno contemporaneo e anche degli inizi del moderno, del Novecento, fondandola sulle radici e sulla comprensione di quello che è stato il grande flusso della nostra storia, nel suo momento migliore, nel suo apice. Quindi si tratta di inventare un'atmosfera sospesa nella quale condurre il visitatore a guardare da una parte questi esemplari straordinari di una sequenza di mobili che nessuno forse ha mai visto nel suo insieme e di volgere lo sguardo da un'altra parte vedendo queste apparizioni di oggetti e mobili del Novecento capaci di far interagire nella nostra testa dei livelli di comprensione, delle idee, dei paralleli e delle opposizioni di grande stimolo intellettuale.